Angelo Cerbi, Fred Film Radio, Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia. Sono con Silvio Orlando per Il Bambino Nascosto di Roberto Andò. Buongiorno. Buongiorno. Film di chiusura del festival. Un bel ruolo, bello rotondo, bello intenso, no? Grazie. Il tuo ruolo è, tu sei un professore del conservatorio a Napoli che si trova un ragazzino che è scappato da casa dal piano di sopra, nascosto in casa sua. Sì. Subito si prende cura di questo ragazzino, non riesce a fare finta di niente o a non essere coinvolto, no? Cerca di capire, ma neanche tanto, è proprio più un rapporto di necessità di prendersi cura di qualcuno, no? Almeno io l'ho visto così. Sì, a un certo punto sicuramente scatta questo, no? Si rende conto delle sue carenze, del tutto l'affetto, che l'amore che si è accumulato dentro e non è riuscito a trovare uno sfogo. È sicuramente un personaggio di quelli che ci capita di avere tra i familiari, tra gli amici, che a un certo punto non sentiamo più, no? Affetti da solitudine sociale, si chiama, una forma di epidemia, vera? Quei personaggi, persone fanno sempre più un passo indietro, un passo indietro, un passo indietro, un passo indietro, fino a che a un certo punto tu non li chiami più perché senti che è troppo faticoso per lui e per te parlare con quelle persone. È solo un evento straordinario può stravolgere la vita di queste persone, e a lui per fortuna gli capita, quindi questo evento che è quello di salvare la vita a un bambino, alla fine si rivela il vero grande dono che lui ha dalla vita. Sì, infatti come fosse c'è questo genere di film sugli adolescenti, coming of age, no? Quando un adolescente succede qualcosa che diventa adulto, e anche per lui questa cosa gli serve per diventare un altro, per uscire dalla sua comfort zone forzata e diventare la persona che dà, e che non è mai riuscita. Lui vive di arte, di musica, che è un grande musicista, non è un musicista qualsiasi, però se l'arte e la musica non la condividi diventa sterile, e lui è diventato sterile, non riesce neanche più a trasmetterla ai suoi allievi la musica, è pronto per questo motivo, questa malattia di cui parlavamo prima. Però diventa anche una persona molto coraggiosa, cioè scopre in sé anche una volontà di andare contro. Di eroismo, sì. Sì, di eroismo, di dire di no. Sì, perché in realtà il film, nella sua pacatezza, come è Roberto, però ha una tesi molto radicale, che solo un non napoletano poteva tirare fuori, nel senso che per interrompere la grande catena di violenza che c'è all'interno di quella città, forse l'unico modo è togliere quei ragazzini da quell'ambiente. È una cosa dura da dire, sì. Però mi sembra che al contrario, facendo il contrario, si ripercorra sempre la stessa strada, sempre la stessa violenza tra padre in figlio, di figli in figli e così via. E poi il tuo personaggio, c'è un momento in cui la vicina di casa, la mamma di questo ragazzino, gli chiede: ma lei, professore, che poteva andarsene, perché non se n'è andato? E lui non riesce a rispondere, non rispondere, ma è come se quel luogo un po' così non tanto adatto al suo status fosse una isola per lui di difesa. Lui non ha un altro posto, perché ha rifiutato sicuramente i suoi agi borghesi, insomma, sì. Proviene da una famiglia molto, insomma, del Vomero, insomma, per capire, per chi si conosce Napoli, e sta lì perché lì è l'unico posto in cui è veramente invisibile nella sua eccentricità rispetto a quello che lo circonda, è invisibile, non lo vedono neanche più. E mi piace pensare a una sorta di complicità tra la madre del bambino e il professore, quasi un perché non vai via tu e ti porti via anche mio figlio, che lo salvi. Sì, certo. Credo che un po' negli sguardi si capisca, spero che si capisca. Tu avevi letto il libro e quando hai letto la sceneggiatura cosa hai trovato un adattamento? Sei compiaciuto dell'adattamento che ha fatto? Diciamo che il romanzo è,
è più cinematografico tra virgolette del film, diciamo, c'era dentro una sorta di poi di inseguimenti che poi sono stati un po' tolti, invece il film è proprio un'indagine sui sentimenti, sui piccoli spostamenti di sentimenti di relazione tra i personaggi. E ho appena, io sono uno molto dubbioso quando una sceneggiatura ci mette un sacco di tempo a decidere. Qui dopo 5 minuti che l'ho letto, ho telefonato e ho detto dove devo firmare. Quando vengo? Quando si comincia? Quando si comincia, quando mi ricapita un personaggio così. Perché nel cinema italiano è difficile trovare dei personaggi, di persone mature, diciamo così, tra virgolette, che hanno un film così sulle spalle. Così sulle spalle, certo. Bene, grazie mille. Grazie mille a Silvio Orlando per essere stato con noi. Io sono Angela Cervi per Fred, The Festival Insider. Angela Cervi, Fred Film Radio, in una situazione un po' così surreale, semi-notturna, anche se giorno, con Roberto Andò, regista di Il Bambino Nascosto. Buongiorno Roberto. Buongiorno. E, senti, questo film è tratto da un tuo libro e tu hai dovuto fare lo sceneggiatore di te stesso, praticamente. Com'è andata? Beh, è sempre un'acrobazia, ma come era già capitato con Vive la Libertà, alla fine il cinema ti impone una sua misura di racconto e questo, in questo caso, ha coinciso con uno sviluppo del finale totalmente diverso dal libro, quindi è stato anche uno dei motivi piacevoli del film, perché ti fa scoprire una strada che non avevi previsto. Senti, il libro, prima abbiamo parlato con Silvio Orlando, che mi ha detto che quando lui aveva letto il libro e poi ha letto la sceneggiatura avevano tratto svariate modifiche, anche e soprattutto il libro sembrava paradossalmente più cinematografico della scena, c'erano più scene di azione, più inseguimenti, invece il film è stato scritto più incentrato sul suo personaggio più intimo, diciamo. Come mai questa scelta? Ma perché mi piaceva proprio che il cinema tentasse proprio di trovare il cuore della storia tra le pareti di questa casa. In definitiva non è che succeda qualcosa lì, si rivela soprattutto questo gioco misterioso fra due persone, e questa era la scommessa più grande. Nel romanzo c'era tutto uno sviluppo molto diverso che in certe parti era anche avvincente, quindi quasi trattava di trovare nell'intimità qualcosa di altrettanto teso e importante. E quando tu hai scritto il libro, come avevi pensato questa storia? Come ti era venuta in mente questa storia? Con uno che ha un assunto molto, molto semplice, no? Un ragazzino che si nasconde nell'appartamento di sotto. Beh, devo dire che è proprio quell'immagine lì che mi aveva colpito. La dimensione di Napoli è proprio quella dell'arcipelago, cioè solo a Napoli, in questi condomini, vivono accanto la principessa e la prostituta. E non accade a Palermo, non accade in altri posti dove sono invece separati gli ambienti. Questo è un dato affascinante. E immaginato cosa succede se un bambino che per motivi diversi, in questo caso diciamo perché è braccato dalla sua stessa famiglia, è costretto a rifugiarsi nell'unica casa che in definitiva può in qualche modo ospitarla, perché proprio perché sfugge ai codici degli altri. E quindi questo qui è una scommessa che fa questo bambino, forse questo mi può aiutare, e in effetti casca bene, perché questo qui, senza chiedersi tante cose, vedendo negli occhi la paura di questo bambino, lo accoglie. Il personaggio di Silvio Orlando si porta il film sulle spalle, cioè praticamente in tutte le inquadrature, ed è un personaggio che ha uno sviluppo, una specie di rinascita, se vogliamo così dire, no? Cioè, è costretto da questo bambino, dalle vicende di questo bambino, a diventare di nuovo una persona viva. Come hai lavorato con Silvio per costruire questo personaggio? Io con Silvio avevo già lavorato in teatro, avevo fatto Carnage di Yasmina Reza e lo conosco molto bene. Un attore che è arrivato a una grande maturità in quella maestria della naturalezza che è l'arte dell'attore, e molto congeniale a questa storia. Quindi la cosa più importante era dare con semplicità forza e risonanza in fondo a tutto quello che non si vede, perché la storia ha una parte che è azione, ma una parte anche molto invisibile, e un attore come Silvio Orlando te la porta, te la fa emergere, te la porta in superficie. Ovviamente
è stato importante l'accordo con questo bambino che abbiamo trovato dopo tanti provini, che è altrettanto prodigioso secondo me e che ha portato tanto, perché poi sai, ti confronti con lo sguardo di un bambino un po' adulto, perché era proprio la fase in cui comincia anche a sbocciare l'adulto, e abbiamo scoperto tante cose insieme. Insomma, sono veramente delle esperienze, fare un film con un bambino è un'esperienza. Bene, grazie mille, grazie Roberto Andò per essere stato con noi, regista del Bambino Nascosto. Io sono Angela Cerbi della Mostra di Venezia per Fred, The Festival Insider.